bambini! Oggi è venuta Cornelia! Ciao! Che cosa è successo? Ma Cornelia, cosa c'è? E siamo con i bambini che ci stanno guardando! Io non voglio dormire da sola! Mamma e papà vogliono che io dorma da sola! Perché sei grande e hai tutto il lettone per te in quella bella cameretta che io ho visto, ragazzi! Ve lo assicuro, è una meraviglia la cameretta di Cornelia! Sì, lo so, infatti ci gioco tutto il giorno, ma non ci voglio dormire! Ma hai tanti peluche, puoi dormire in compagnia di uno di loro! No! Ok. Ho in mente una cosa! Questo ti darei fuori un libro! Sì, infatti, tirerò fuori un bel libro! Andiamo! Vabbè, sono contenta, va! Uno, due e tre! I sette letti di Ghiro. Le giornate a Bosco Verde erano molto tranquille, a volte persino noiose. Gli animali raccoglievano frutti, passeggiavano per il prato, si rinfrescavano nel lago, saltavano di ramo in ramo e dormivano all'ombra degli alberi. Tuttavia, l'estate cominciò a succedere qualcosa di strano in alcune case. Coniglio fu il primo ad accorgersene. Si alzò con un salto al primo raggio di sole e corse a prepararsi la colazione. Nella serra delle carote trovò il piccolo Ghiro che dormiva tranquillo. Ghiro, mi hai fatto prendere un bello spavento! Che ci fai qui? Scusa, Coniglio, stanotte non riuscivo a dormire e ho deciso di provare un altro letto. La mattina dopo successe la stessa cosa a casa di Petty Rosso. Si svegliò pigramente e andò a prepararsi. Nel cassetto delle cravatte trovò il piccolo Ghiro, che dormiva come un sasso. «Sveglia, Ghiro! Che ci fai a quest'ora a casa mia?» «Scusami tanto, Petty Rosso, stanotte non riuscivo a dormire e ho deciso di provare un altro letto». Dopo fu il turno di Cervo. Quando si alzò, notò che un lato della testa gli pesava più dell'altro. Si guardò allo specchio e trovò il piccolo Ghiro che dormiva rannicchiato su una delle sue corna. «Ghiro, si può sapere cosa ci fai sulla mia testa?» «Mi dispiace tanto, Cervo. Stanotte non riuscivo a dormire e ho deciso di provare un altro letto». Così tutte le notti il piccolo Ghiro provava nuovi letti, lasciando a bocca aperta coloro che se lo ritrovavano per casa al mattino. La scarpa di orso, la custodia degli occhiali di tartaruga, l'orologio cucù il topolino e il taglion di scoiattolo. Un giorno gli animali decisero di parlare con il piccolo Ghiro. Erano stanchi di ritrovarselo appisolato nelle loro case, per di più nei posti più impensabili. «Ci dispiace tanto, piccolo Ghiro, ma non è giusto entrare di nascosto nelle case all'alba. A partire da oggi sarà meglio che tu rimanga nel tuo letto», gli disse Coniglio. «Ma», provò a giustificarsi Ghiro. «Non c'è ma che tenga», lo interruppe Tartaruga. «Ormai ho una certa età e non mi piace prendere certi spaventi!» Al mattino seguente, Bosco Verde ritornò a essere il posto tranquillo di sempre, persino noioso. Il piccolo Ghiro non si svegliò in nessun letto che non fosse il suo. Anzi, nessuno lo vide per tutto il giorno.
Ormai si era fatta notte e Coniglio, preoccupato, andò a fargli visita per vedere come stava. Ma la luce in casa era spenta e la porta era chiusa a chiave. Vicino a casa sua viveva Civetta, che trascorreva le notti in bianco a vigilare il bosco. Coniglio le chiese di Ghiro. «Buonasera, Civetta! Hai visto Ghiro? Ieri l'ho visto uscire con una valigia. Ha abbandonato il bosco, ma perché?» «Oh, Coniglio, ancora non te ne sei accorto? A Ghiro succede qualcosa di molto fastidioso. Ha paura di dormire da solo.» Coniglio corse veloce fra gli alberi per avvisare tutti gli animali. «Svegli, amici! Civetta mi ha raccontato che Ghiro ha lasciato Bosco Verde! Ora so perché veniva a casa nostra di notte! Ghiro ha paura di dormire da solo!» «Oh, poverino!» dissero tutti, sorpresi e dispiaciuti. «Questa non è la cosa peggiore! Civetta ha detto che l'ha visto dirigersi verso Bosco Grigio!» Gli animali andarono a cercarlo immediatamente. A Bosco Grigio abitava niente po' di meno che il terribile lupo. Quando arrivarono alla tana del feroce animale, avvicinarono piano piano i loro nasi alla finestra. Eccolo lì! Videro Ghiro disteso in un grande calzino che dormiva beato. Accanto a lui, lupo russava nel letto. Coniglio entrò di soppiatto dalla finestra. Quando finalmente riuscì ad arrivare da Ghiro, lo tirò fuori di lì trascinandolo via con tutto il calzino. Una volta fuori, Orso se lo mise sulla testa e insieme ritornarono a Bosco Verde. Arrivarono all'alba. Ghiro si svegliò sbadigliando. «Che ci faccio qui?» chiese quando li vide. «Dovresti ringraziarci per essere sano e salvo. Come ti è venuto in mente di andare a dormire a casa di lupo?» chiese Pettirosso. «Ecco, io ho pensato che non gli sarebbe dispiaciuto farmi compagnia durante la notte. Avresti dovuto dirci cosa ti stava succedendo. Non ti preoccupare, a partire da adesso potrai dormire con noi. Abbiamo un piano!» disse Coniglio. Fu così che il piccolo Ghiro cominciò a dormire ogni notte in un letto diverso. Il lunedì nella serra delle carote di Coniglio, il martedì nel cassetto delle cravatte di Pettirosso, il mercoledì sul corno sinistro di Cervo, il giovedì nella scarpa di Orso, il venerdì nella custodia degli occhiali di Tartaruga, il sabato nell'orologio con cui di Topolino e la domenica nel cariglion di Scoiattolo. Ghiro smise di avere paura e poté finalmente dormire sereno senza svegliarsi. Un lunedì la serra delle carote era vuota. Coniglio, sorpreso, chiese agli altri animali se Ghiro avesse passato la notte in una delle altre case, ma tutti risposero di no. Coniglio corse a casa di Ghiro per vedere se stesse bene. Lo trovò nel suo letto. «Buongiorno, Ghiro, come stai? Pensavo che avresti passato la notte nella Serra delle Carote.» «Shh!» sussurrò Ghiro aprendo leggermente gli occhi. «Rischi di svegliarla!» Allora si accorse che ai suoi piedi dormiva placidamente la sua nuova amica, la piccola Toporagna. Cornelia, eccoti. Va bene. Allora sai cosa puoi fare? Puoi andare dalla tua mamma e dal tuo papà e spiega loro che tu hai tanta paura di tornare.
dormire da sola e loro sicuramente troveranno una soluzione insieme a te. Ecco, questo mi sembra una bellissima idea. Grazie per il tuo aiuto. Prego.